Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Ciao, mio podcasting, stagione 16, episodio 188 R, come reaction. Ucraina, più Stati Uniti, più Unione Europea, più NATO, perdono la guerra alla Russia? È di questo che andremo a parlare rapidamente in questo podcast, che è una reazione al link che trovate in descrizione, avente lo stesso tema. Ucraina, USA più Unione Europea più NATO, stanno perdendo la guerra alla Russia? Dunque, a mio avviso la guerra in Ucraina, ossia Stati Uniti d'America più Ucraina più Unione Europea più NATO contro la Russia, era un evento atteso, ossia era un evento di accelerazione politica. Ed era atteso. Perché gli USA cercano di agire come una forzante sulle cause di detonazione di terza guerra mondiale in Asia per una, appunto, esplosione anticipata prima del 2050? Due, quanto la coda della strategia della rigenerazione di Soros. Per espandere cosa sia la strategia della rigenerazione di Soros, consultate il link in descrizione di questo file. 3. L'obiettivo economico di USA più Unione Europea più NATO è lo shale gas ucraino, quindi la guerra in Ucraina è anche considerabile come un inviluppo delle guerre di XXI secolo, ossia come erano un inviluppo delle guerre del clima Odyssey Dawn del 2011 quanto la deposizione di Saddam Hussein del 2003. La guerra in Ucraina ormai è persa. Non so prevedere nulla a riguardo, salvo riprendere il pensiero del professor Mersheimer, perché ecco, se esistessero i Mersheimeriani, io sarei sicuramente un Mersheimeriano. Ecco, come potrebbe finire la guerra in Ucraina? Io l'ho già dichiarato da molto tempo nella mia bloggata sul blog Mio Radar, il link per approfondire l'ipotesi di End State sulla guerra in Ucraina lo trovate in descrizione. Della guerra in Ucraina 2022, il link lo trovate in descrizione. Invece, la guerra Hamas contro Israele era anche questo un evento atteso, perché il tema israelo-palestinese è un tema carsico. Lo scontro in corso a Gaza, oltre ad essere un evento che appartiene all'insieme eventi neutri rispetto alla trendline. Peraltro, l'evento era anche minimizzabile da Netanyahu, che era già stato preventivamente avvertito dagli 007 egiziani circa un grosso attacco da Gaza, ma Netanyahu decise di sguarnire le truppe intorno a Gaza, onde agevolare l'attacco nemico contro il suo popolo. Politicamente serviva a Netanyahu un attacco violento ed una guerra lunga per poter sopravvivere politicamente. La situazione nel Caucaso, a mio avviso, è un tentativo di incendiare il Caucaso, che da sempre è una zona spinosa per la Russia. Russia che adesso è debole e concentrata sulla guerra in Ucraina. Sul tema del Caucaso si ricordano parecchi flashpoint, il più eclatante la guerra in Georgia del 2008 con intervento russo, da correlarsi linearmente con il fatto storico della riunione NATO a Bucarest del 2008, in cui la NATO disse che Georgia ed Ucraina sarebbero entrate nella NATO in futuro.
Flashpoint nel Mar Rosso con gli UTI, ecco, sono un evento locale che però è assai interessante in quanto è classificabile come un evento clone. Perché è classificabile come un evento clone? Ecco, il Mar Rosso, Golfo di Aden, più il Sudan, ecco, tutta l'area è quella di una probabile reazione militare del Corno d'Africa in guerra contro Egitto e Sudan per le dighe sul Nilo Azzurro e Bianco e contro il Corno d'Africa. Considerando la diatriba tra Egitto contro il Corno d'Africa sulle dighe del Nilo Bianco ed Azzurro, la guerra a mio avviso sembra alle porte. 20 dicembre 2023, News Arab, talks between Ethiopia and Egypt over the controversial Great Renaissance Dam have broken down, with Cairo accusing Addis Abeba of refusing to compromise. Il link di questo lo trovate in descrizione. Confermato dal 20 dicembre 2023, AP News, Ethiopia and Egypt say no agreement in latest talks over a contentious dam on the Nile. Ecco, io non so dire quando accadrà, ma dagli eventi sentinella si direbbe che sia ragionevolmente probabile ed anche forse probabilmente imminente una guerra di Egitto alleato con Sudan contro il Corno d'Africa a causa delle troppe dighe che sono state costruite sul Nilo Bianco ed Azzurro che assetano l'Egitto ed il Sudan, anche a causa dei danni del cambiamento climatico, per cui è ragionevole che l'Egitto e il Sudan possano ritenere le troppe dighe costruite sul Nilo Azzurro e Bianco una minaccia esistenziale. A mio avviso, nel dettaglio, questa possibile guerra regionale si dispiegherà in un possente attacco aereo egiziano partente da basi sudanesi contro le dighe del Nilo Azzurro e Bianco e contro le poche basi aeree del Corno d'Africa per la distruzione del relativo potere aereo del Corno d'Africa. 1. Infatti l'Egitto e il Sudan non hanno missili a gittata intermedia contestata convenzionale per distruggere dighe in cemento armato o basi aeree del Corno d'Africa. 2. Un anonimo attacco terroristico bombarolo contro le dighe del Nilo Azzurro e Bianco a mio avviso non sarebbe una chiara operazione militare egizio-sudanese che si esporrebbe a ritorsioni aeree dal Corno d'Africa. Quindi un blitz aereo chiaro servirebbe anche ad affermare politicamente la netta sovranità egizio-sudanese sul Nilo. Una risposta clausewitziana sulle dighe del Nilo Azzurro e sulle dighe del Nilo Bianco, che sono minacce esistenziali per l'Egitto e il Sudan in concausa dei danni del cambiamento climatico. Più probabile risposta del Corno d'Africa dopo aver perso le dighe sul Nilo Azzurro e le dighe sul Nilo Bianco quanto tutto il proprio potere aereo, ecco, sarebbe una bomba umanitaria contro il Sudan, quanto il blocco del Golfo di Aden per rapimenti, razzie ed affondamenti al naviglio commerciale passante da e per il Mar Rosso, bloccando così l'accesso a Suez per indurre danni economici all'Egitto. Vedremo. Di sicuro, quando la proliferazione di armi leggere in Africa si moltiplicherà, sarà un pericoloso campanello d'allarme per i popoli del Mediterraneo, quanto per gli europei, che le bombe umanitarie non saranno più disarmate e non saranno più una insolubile problema di XXI secolo, causato da sovrappopolazione e danni dal cambiamento climatico. Ma le bombe umanitarie armate con armi leggere diventeranno un insolubile problema di XXI secolo che si svilupperà nella dimensione militare. Vedremo. Ecco, nel complesso fino adesso non c'è niente di inatteso, anzi direi che in futuro si dovrebbero moltiplicare gli inviluppi di terza guerra mondiale. Vi invito a fruire il podcast Climate Change Words, il link per trovare la playlist lo trovate in descrizione, è 66per.work/climate-change-words. Per questa puntata è un po' tutto, ciao, alla prossima.